Casarsa è stata un importante nodo ferroviario. Durante la Seconda Guerra Mondiale fu spesso bombardata dall'aviazione anglo-americana e per questo motivo il poeta e la madre sfollarono a Versutta. Durante l'estate Pasolini tornava ogni anno a Casarsa. Così egli descrive un altro ritorno durante una stagione meno luminosa, ma non per questo meno emozionante. Mi vedo, appena sceso dal treno, lungo la via tanto familiare per dove, all'inizio di ogni estate, si giungeva alla casa materna. Ora sul paese si stendeva come un'immensa piaga luminosa, nel cui grembo sonoro camminavano ragazzi con abiti e berretti di pelo che io non avevo mai visto. Insieme a Guido salì nella vecchia stanza che ci aveva accolti a ogni estate un poco più grandi e mi addormentai subito, sfinito com'ero dal viaggio notturno. Ah, il risveglio in quella luce fredda e candida. Ristorato dal sonno, mentre il meriggio volgeva alla sera, sentivo respirare intorno a me una vita la cui troppa familiarità mi dava una specie di struggimento. Riconoscevo gli odori serali del fumo, della polenta, del gelo. Riconoscevo le inflessioni della lingua e le sue vocali aperte, le sue sibilanti che giungevano, in un attimo di strana lucidità, a sfiorare il senso segreto, inesprimibile, nascosto di tutto quel mondo. Tutto ciò mi pareva una visaglia di gioie future, di avventure minime, ma capaci di straordinarie consolazioni. Ne ero certo. Fantassutta, sei fatu, sblanciata donja al folk, come una plantuta svampita dal tramont. Io in pi vecchio stix, e il fun al suola scur, disin che tal memont il vivi alle sigur. Ma quel folk cal nulis, a mi mancia il respir, e voresse sil vint, cal mur tal pais. Il luogo è uno spazio, un tempo d'amore che non si potrà mai possedere. Per questo torno a Rimini ogni volta che posso. Qui è dove ho studiato radiologia, dove sono felice ogni volta che mio occhio incontra questo ponte. Una magia che si regge da 2000 anni esatti. Un ponte è il collegamento tra mondi. Sta a noi decidere se abitare la terra dei simboli e dei segni o quella della realtà. Attraversarlo significa trasformare il dolore in sogno. Accade che siano le persone di mezzo, come una brava infermiera, un medico, e il dolore smette di farti impressione, come un catetere chiuso e l'urina rimane a mezz'aria nel tubo. Ho smesso di guardarli in faccia, magari ricordo i nomi, ma finisci il lavoro e il dramma è essere bravi, non sentire niente, stare a metà strada dal dispiacere di curare qualcuno che conosci, ma con la distanza dei conoscenti.